Ciao ragazze, buon pomeriggio. Allora, oggi pomeriggio mi sto divertendo con i colori della Pebeo, sia i prismi Fantasy che i prismi Moon. Allora, sto utilizzando questi tag, quindi questi a cerchio e queste basi che vedete qui, che sono delle basi per andare a realizzare dei portachiavi che adesso vi faccio vedere. Allora, sono queste basi a cui va tolta la pellicola protettiva, sono sotto di sono in plexiglass, quindi va tolta questa pellicola protettiva e poi possono essere utilizzate. Allora, mentre e poi il kit è formato, come vedete, da anellini e da base portachiavi. Quindi queste sono su BBCraft e anche questi tag. Allora, aspettate, vi faccio vedere. I tag sono così, ragazze, sono questi cerchi protetti da questa pellicola. E tolgo solo la pellicola sopra, la pellicola sotto la lascio, quindi basta tirar via la pellicolina. Aspettate, ragazze, aiuto. Ok, quindi quella sotto la lascio a protezione. Questi tag possono essere utilizzati benissimo con i punzoni, quindi per andare a incidere delle lettere, dei motivi, dei numeri. Insomma, quindi magari anche comporre una frase con i vari punzoni, oppure lavorarli, possiamo lavorarli con la resina, possiamo lavorarli con questi Pebeo che sono fantastici, ragazze. Guardate questi che belli, faccio vedere, meravigliosi. Quindi andiamo a fare insieme queste due paia di orecchini. Possono essere utilizzati come ciondoli, come orecchini. Io li utilizzerò come base per poi andare a creare degli orecchini. Allora, qui utilizzerò, aspettate ragazze, qui ci sono i vari colori che ho già mischiato, il color 33, il cannella, eccolo qui. Poi utilizzerò il turchese, aspettate, è questo sì, il 40 che è il turchese, e poi utilizzerò questo qui, il perla. Allora, il perla è Fantasy Moon, gli altri due sono prisme fantasy, ecco qui. Quindi utilizzerò questi tre colori. Allora, iniziamo con girare di nuovo un pochino il colore, anche se li ho utilizzati fino adesso, quindi girati e rigirati, però prima di ogni utilizzo, ragazzi, io li rimescolo per bene. Allora, verso, si vede, ok, verso un poco di colore qui, poi verso il turchese. Aspettate che mi aiuto anche con uno stuzzicadenti, in questo modo mi sistemo i miei tag, ok, con il turchese. È come se fosse un'onda del mare che si infrange sulla spiaggia, sì. Cioè, praticamente io vado sempre oltre con la mia immaginazione, però questo è quello che mi fa pensare. Quindi lascio agire da solo adesso e passiamo agli altri due orecchini. Allora, questi adesso li sposto. Anzi, no, una cosa, ragazze. Cerchiamo di coprire bene i bordi. Ok, poi se non mi piace qualcosa aggiungo un altro pochino di colore, però così non mi dispiace affatto, no, assolutamente. Bello, 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 mi sta piacendo tantissimo. Adesso
sposto questi, li lascio agire da soli, ok, sposto e prendo gli altri due. Per questo vi dico, cioè vi ho detto lascio la protezione dietro, perché se esce un po' di colore almeno la protezione dietro salva il fondo dei miei orecchini. Qui, allora, qui cosa posso utilizzare? Allora, qui possiamo utilizzare, vediamo un po', l'oro e l'argento. Facciamo l'oro e l'argento. Ok, quindi una cosa un po' più particolare. Guardate che effetti che vengono fuori. Poi se volete potete anche muoverli, però vediamo un po' cosa si viene a creare. Cioè, proprio particolari. Comunque quelli effetto mare sono fantastici. Io casomai ne faccio un altro paio, che sono stupendi. Prendiamo ancora un altro pochino d'oro. Prendiamo un altro pochino d'oro, ragazze, e mettiamolo sempre al centro. Anche qui. E vediamo cosa succede. Proviamo a muoverlo. Ecco qua, quindi o lo lasciate agire da solo e quindi fate mescolare da soli i colori, oppure potete dare una smossa un po' con un stuzzicadenti al colore in modo da dare delle varie insomma sfumature. Vedete qui che bello? Qui ho fatto comunque un disegno, non un disegno, ho messo i colori abbastanza in modo netto, quindi il verde foglia, il verde smeraldo. Poi ho messo il Fantasy Moon perla e poi il turchese e poi sono andata a muovere leggermente il colore e questo è quello che si è ottenuto. Qui invece ho messo al centro il perla, quindi qui solamente Fantasy Moon e intorno l'argento. Ho mosso leggermente e questo è quello che è venuto fuori. Qui invece ho messo tutti i colori praticamente, l'oro, la cannella, verde smeraldo, il turchese, il perla, ce cioè, ne ho messi quasi tutti qui, sì, se non sbaglio qui li ho messi tutti, li ho mossi leggermente e questo è quello che ho ottenuto. Allora, diciamo che questo è il primo. Questo è il secondo, il terzo e il quarto. Comunque già dal secondo è molto più bello, mi piacciono molto di più. E questi diventeranno tutti o dei ciondoli, perché possono essere anche benissimo dei ciondoli, o dei portachiavi. Però ragazzi, guardate che bello questi qui, sono bellissimi. Ne facciamo un altro paio e niente, poi dopo metto ad asciugare per bene i tag. E dopo li andrò a montare, quindi come orecchini, come portachiavi o come ciondoli, perché comunque si prestano benissimo anche a diventare dei ciondoli molto molto particolari. Volendo si può fare alla fine, quindi una volta che si sono asciugati tutti i tag, si può fare una piccola colata di resina trasparente a copertura del nostro ciondolo, il nostro orecchino, quindi va a protezione. Bene, facciamo ancora un paio di orecchini.
con il mare. Vediamo un pochino di farli meglio, perché magari mettendo meno sabbia o più sabbia, non lo so, vabbè, proviamoci di nuovo, ne facciamo un altro sempre a tema marino. Allora, aspettate che mi risposto, ok, così, quindi uno. Comunque è veramente divertente, ragazze, puzzano, perché puzzano i colori, quindi in teoria uno dovrebbe usare una mascherina. Oppure lavorare con la finestra aperta. Prendo sempre il mio colore spiaggia, ok. Mettiamo sempre così anche qui, perfetto. Ok, basta, perché sennò faccio i danni. Poi mettiamo il turchese, oppure altro, oltre al turchese, ho proprio il blu Caraibi, ragazze. Proviamo a metterci blu Caraibi, quindi tolgo, prendo un altro blu Caraibi, è fantastico, vado a mescolarlo per bene, quindi utilizziamo qui blu Caraibi, di là abbiamo fatto il turchese e qui il blu Caraibi, quindi facciamo un salto ai Caraibi. Ecco che si fa la schiuma del mare. Adesso ci starebbe bene una bella conchiglietta. No, ma sono fantastici. Anche questi qui, oro e argento, sono meravigliosi. Ne facciamo uno oro e turchese, ragazze? Sì. Uno oro e blu Caraibi. Sì, facciamo un oro blu Caraibi e poi li lascio asciugare totalmente e dopo li andiamo a vedere. Bene, aspettate che preparo un altro paio di tag. Eccoci qua. Allora, facciamo oro e blu Caraibi. Quindi prendo l'oro. Eccoli qui, adesso mettiamo un'altra piccola goccina d'oro qui. Ok, poi prendiamo cadenti. Bene ragazze, allora vi ho fatto un po', abbiamo passato qualche minuto insieme e vi ho fatto vedere come mi sto divertendo, perché anche questo è molto rilassante e molto divertente, soprattutto combinare i vari colori. Poi, oltretutto, che ho trovato il modo per realizzare anche un effetto mare, secondo me è fantastico. Qua vedete, ah, è bellissimo anche questo, molto molto bello. E gli altri due, eccoli qui. Sono meravigliosi, questi sono turchesi e quello blu Caraibi, ma guardate questi qua dietro, scusate la mia tavoletta tutto fare, ma questo è fantastico, questo è bellissimo, questo è carino, il primo un po' è così così belli anche qui. Questi per esempio non li ho lasciati, cioè li ho lasciati fare da soli e si sono sfumati, questi hanno fatto sempre tutto da soli. Guardate che belli, ma guardate che meraviglia che sta venendo fuori. È qualcosa di fantastico, guardate. Si riesce a vedere bene? Sì. Ecco qua. Sta già venendo l'effetto prisme, perché qui comunque ho utilizzato solamente i Pebeo prisme.
mentre questo è quello perla che ho utilizzato per fare l'effetto mare, schiuma, diciamo, è un Pebeo Moon, quindi proprio tutt'altro lavoro fa, vedete, crea questi, diciamo, questa sorta di cratere, se così vogliamo dire, un effetto, sì, luna, perché crea, diciamo, l'effetto luna. Bene, ragazze, io allora vi saluto, grazie della vostra compagnia, perché comunque anche se sto registrando, comunque mi avete fatto compagnia, e niente. Noi ci vediamo poi con altri video, e anche perché devo registrare dei video di perline. Quindi ragazze, baci, bacioni e niente. Ciao ragazze, buon pomeriggio.